Quest'anno presentiamo la linea dei divani Curve, che è la prima volta che viene presentata al Salone del Mobile. È un prodotto che si è subito sentito a proprio agio qui al Salone, perché riesce a dialogare con gli ospiti grazie alle sue caratteristiche di mutabilità e di movimento degli schienali. È un divano che dialoga con chi si siede, proprio perché è capace di cambiare layout e composizione man mano ci si muove attorno al divano, che è stato studiato per avere un design continuo, che crea un tutt'uno, un oggetto monolitico ma allo stesso momento che può essere cambiato e spostato nelle forme. All'interno degli spazi domestici le isole sono state studiate con delle forme delicate, delle curvature delicate, capaci di inserirsi all'interno degli spazi domestici e di rompere un po' gli classici schemi ortogonali degli spazi domestici. Quindi riusciamo ad avvicinarci alle pareti, ma nello stesso tempo ad abbracciare quello che è il living space, creando un nuovo modo di comporre le composizioni. Tutto quello che è la sartoria di questo divano è stata pensata come un tutt'uno col contenuto. Quindi la sartoria va a wrappare, a delimitare, a descrivere quello che è l'interno del divano, diventando un oggetto fluido, continuo, armonico, come se fosse una scultura in cui tutto è continuo, ma tutto anche cambiabile e flessibile. Insieme alla collezione Curve presentiamo una linea di tavolini inediti dal nome Bobbin. Bobbin richiama il concetto della rocchetta, della spoletta tessile, quindi è un concetto antico all'interno della produzione degli imbottiti. Questi oggetti vengono ripresi dall'idea di queste rocchette del filato, ripensati in una dimensione onirica, iconica, in una dimensione a più larga scala che però è capace di cingere e avvolgere il divano. Si affiancano ai divani e diventano un tutt'uno nel design. La collezione Bobbin è stata pensata con una serie di materiali, una collezione multimaterica. Tra questi ci sono delle campane di metallo che riutilizzano degli stampi industriali degli anni 70 che venivano utilizzati per delle lampade industriali. La nostra idea di sostenibilità è andare a recuperare questi che sono degli oggetti di antica produzione, ripensati in un nuovo oggetto capace di dare nuove funzionalità. Un altro prodotto inedito di quest'anno del Salone del Mobile 2022 è il divano Kintai. Kintai è un divano che ha questo confronto e scontro tra questi volumi pieni di braccioli schienali e della seduta completamente aerea, che ne rende un design anch'esso fluido, per cui ha questi sedili che si incastrano nei braccioli in una continuità e in una morbidezza che danno un senso di comfort e di avvolgimento.